Hai ragione, noi siamo in Puglia, abbiamo contribuito con i nostri film veramente a valorizzare la Puglia non solo in Italia ma in tutto il mondo. Questo si spiega anche attraverso il fatto che da una Helen Mirren che sicuramente, o Coppola, Depardieu, che sono venuti in Puglia a cercare di capire questa regione straordinaria, a comprare case e anche investire nel campo agricolo, ha un significato ben preciso. Il nostro cinema è andato in tutta Europa e anche nel mondo, se vogliamo dirla tutto. La Nouvelle Vague cinematografica è stata una delle chiavi vincenti della promozione della Puglia in questi anni. E se lo dice il satrianese Michele Placido, attore e regista di fama, c'è davvero da credergli. Istantanee dall'Enoteca regionale al Vinitaly 2018. Un calendario eventi ricco nel segno dei Tast Event di Ice Puglia e della regione al plurale. Una cosa che mi ha colpito infatti della Puglia è questa sua pluralità. È una pluralità di persone, di territori, se vogliamo di colori, di clima, una pluralità anche enogastronomica, perché mi hanno spiegato che qui ogni territorio, oltre a rivaleggiare anche un po' con gli altri, ma a rivaleggiare in senso positivo, ha la sua specialità vinicola che sta crescendo. Beh, certamente le Puglie, perché abbiamo visto oggi, per esempio, abbiamo un focus sul Nero di Troia e chiaramente è una delle tre grandi tipologie di vino rosso presenti in Puglia. Abbiamo parlato del Negramaro, del Primitivo, è arrivato il momento di parlare del Nero di Troia. Questo già ci dà la dimensione della molteplicità di aspetti che il territorio pugliese per quanto riguarda il vino racchiude. Il derby del Primitivo tra Gioia del Colle e Manduria è stato risolto in nome di un ragionamento e della necessità di fare sistema. Insieme si va avanti per conquistare il mondo. Noi come Primitivo pugliese non siamo nessuno nell'aspetto enologico del mondo. Non esistiamo. Insieme possiamo veramente trasmettere un messaggio e trasmettere queste qualità di nicchia. Il successo di vendite oltre confine lascia ben sperare sulle tendenze future del Primitivo. Manduria ha una sua tradizione, una sua storia nella produzione del Primitivo che oggi viene affermata ormai in tutti gli scenari internazionali. Visto anche il trend di vendite e di crescita che ha il nostro vino, possiamo affermare che forse oggi è la DOC pugliese più rappresentativa. Importante la presenza di ambasciatori fuori regione come la miglior sommelier del Primitivo, l'emiliana Maura Gigatti. Onorata di essere l'ambasciatrice del Primitivo in quanto nella mia fase di studio ho avuto modo di approfondire un territorio e un vitigno che mi ha portato in primis nel mio locale a proporre un vino che ha regalato emozioni ai miei clienti, un vino che si è potuto proporre sia a livello di vinificato in rosato ma anche di vinificato in rosso giocando con le sue temperature, un vino che ho saputo proporre anche alla cieca. Spazio anche a un altro caposaldo pugliese del calice, il Nero di Troia, cui l'Associazione Italiana Sommelier dedicherà a breve un concorso specifico. Negli ultimi anni abbiamo avuto un'escalation del Nero di Troia, anche perché è stato un po' più rivalutato, anche se enologicamente è stato sempre un vitigno molto difficile da domare e quindi anche da produrre. Ma sicuramente con le nuove tecnologie che a disposizione siamo riusciti. Spazio anche ai ragazzi del centro rieducativo Nella Maione di Vella, impegnati nel ristorante Teste Calde di Rutigliano nell'ambito del progetto del Sommelier Astemio, a cura di Ice Bari. Finalmente parte, finalmente dopo un anno di gestazione questo progetto parte dal 15 di maggio per 9 incontri. I 9 incontri che saranno spalmati su una parte ovviamente iniziale, no? della produzione del vino, dove ci preoccuperemo di portare anche degli attrezzi che possano ben fissare la trasformazione, no? della pigiatura dell'uva. I prossimi passaggi sono quelli della formazione che ci saranno nei prossimi giorni, ma vedrà questi ragazzi cogliere un'opportunità unica, veramente unica. Non ci sono altre esperienze che possono raccontare uno sviluppo di questo tipo. I ragazzi saranno in grado di poter abbinare ad un buon cibo una buona bottiglia di vino. Chiudiamo con il messaggio più importante dei Tast Event, il consumo responsabile di alcol, affidato a una testimonial d'eccezione, figlia d'arte, l'attrice Violante Placido. Bere consapevole ti permette di saper gustare ancora meglio ciò che bevi, di dare valore a quello che stai assaporando e quindi vino è cultura. A
Appuntamento a Vinitaly 2019. La regione al plurale la troverete ancora là. Non potete davvero sbagliare.